Continuano i lavori del congresso. Mentre si svolgono i vari dibattiti in sala, abbiamo intercettato diversi esponenti di peso del partito, tra cui Renato Schifani, ex presidente del Senato e governatore della Sicilia, e Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera, a cui abbiamo rivolto domande di attualità. Presidente, il primo congresso dopo la dipartita del fondatore, com'è proiettata Forza Italia nel futuro? I sondaggi la danno in crescita, si appresta ad essere la nuova DC in casa centrodestra? Ieri abbiamo avuto la conferma, ove se ce ne fosse stato bisogno, che Forza Italia ha un futuro. Siamo stati colpiti da un grandissimo lutto, il nostro leader ci ha abbandonato, ma ha lasciato un'eredità che stiamo realizzando quotidianamente come classe dirigente, ma anche ai giovani, consiglieri comunali, i valori. Il progetto di Silvio Berlusconi oggi vive sempre di più e la prova di questo che dico è la giornata di oggi, la relazione di Antonio Tajani. Credo che Forza Italia confermi la sua baricentricità all'interno del centrodestra, un partito di area moderata, tollerante, garantista, liberale, atlantista, europeista, che guarda al cittadino, alla libertà del cittadino, al centro dell'interesse della società. Appunto lei ha citato l'atlantismo che è uno dei valori fondamentali, come si pone Forza Italia nei confronti delle dichiarazioni garantiste di Salvini nei confronti di Putin? Beh, è sotto gli occhi di tutti tutto quello che è successo, la posizione di Antonio Tajani viene condivisa dall'intero partito, è un fatto senza precedenti, si commenta da sé, noi ci auguriamo che l'intera comunità internazionale prenda le distanze da questo eccidio. Nell'ambito della politica internazionale e a fronte delle minacce della Russia, pensa che l'Europa debba rafforzare una difesa comune? Beh sì, l'Europa è compatta e coesa su questo scenario di rafforzamento di una identità, diciamo, totalitarista di Putin. Sono cambiati i tempi di pratica di mare. Putin ha assunto una posizione all'interno del proprio paese molto dura, si confronta con l'Occidente con estrema freddezza. Sono certo che l'Europa saprà trovare una sintesi unitaria e solidale in questo momento. Questa ascesa di numeri conferma quindi il trend positivo di Forza Italia in casa centrodestra? Ma Forza Italia deve fare Forza Italia, cioè deve essere quella forza liberale e moderata che all'interno del centrodestra costituisce l'ancoraggio è una forza di moderata per l'appunto che non ama gli estremismi, anzi li rifiuta, però è decisa negli impegni che prende con gli elettori. Questo è premiato dai cittadini, è premiato dai sondaggi, speriamo adesso che anche le urne dalla Sardegna in poi ci diano ragione e quindi vuol dire che la strada intrapresa è quella giusta. Riguardo alle ultime dichiarazioni di Salvini sul caso Navalny e quindi questo garantismo nei confronti di Putin, come sono i rapporti con la Lega? Non ha messo in imbarazzo un po' Forza Italia? No, per noi Alexei Navalny è un martire della libertà, non doveva morire in carcere, è un omicidio per come si è svolta questa vicenda. Abbiamo condannato senza se e senza ma un regime autocratico che rifiuta il dissenso e il confronto col dissenso, poi ognuno alle sue opinioni, per noi la vicenda è chiara nella sua tragicità. Lei pensa che, considerata l'aggressività della Russia e di Putin, l'Europa dovrebbe rafforzare la sua difesa comune? L'Europa deve fare innanzitutto un passo deciso verso una difesa comune che attualmente non c'è. Lo deve fare rifiutando la logica del nazionalismo dei singoli stati e per spendere meglio e spendere meno deve andare necessariamente verso programmi comuni di difesa e di sicurezza europea. Un'ultima domanda sui fatti recenti. La settimana scorsa i sindaci hanno manifestato qui a Roma contro l'autonomia differenziata. Ieri degli studenti pro-Palestina sono stati attaccati, diciamo, dalla polizia e anche i sindaci sono stati fermati. Perché questo clima un po' repressivo? Ma non è un clima repressivo secondo me perché non c'è una direttiva per manganellare. A Roma e a Firenze, a Pisa, ci sono stati episodi in cui le forze dell'ordine sono difese paradossalmente da dei tentativi evidenti di volerli se non intimorire e fare in modo che non fosse garantito l'ordine pubblico. E quindi purtroppo poi le conseguenze quando bisogna respingere
un corteo non autorizzato, se autorizzato, che tenta di sfondare il cordone della polizia, sono, ahimè, l'uso dei manganelli. Possiamo discutere sulla proporzionalità rispetto a quello che è accaduto. Anche perché erano studenti, tra cui anche minorenni. Esatto, il problema è che gli studenti che vanno a fare queste manifestazioni dovrebbero sapere che se vai contro un cordone di polizia e cerchi di sfondarlo o di andare oltre quello che è un limite che deve garantire la forza pubblica, vai incontro a una carica della polizia. Bisognerebbe fare un po' di educazione alle manifestazioni per evitare anche questi episodi.